Effettivamente, guardandole, siamo a 1541, le ho viste oggi pomeriggio, poi non ho più visto. E quindi è un buon risultato per questa petizione che abbiamo fatto al sindaco, perché si ritorni al patto con la città, siglato nel 92 dal Consiglio Comunale, e dove si indicavano di bruciare nell'inceneritore di Brescia 266.000 tonnellate e di Brescia e provincia, quindi un bacino provinciale. Questo non è stato, perché da 266.000 siamo a oltre 900.000, quindi non sono stati rispettati i patti. Naturalmente il sindaco Del Bono nel 92 non c'era, quindi non è una colpa che facciamo a lui, però dobbiamo, adesso è lui il sindaco della città, e quindi dovrà essere lui a sbrogliare questa matassa. Diciamo che la petizione è stata fortemente voluta dalla signora Josefa Volvi, che ormai tutti conosciamo e che abita sotto l'inceneritore, che da anni che lotta per questa cosa. Quindi, secondo noi, anche se sono passati degli anni, vale la pena rispolverare questo patto e tirarlo fuori. Peraltro, stiamo raccogliendo, o meglio, la signora Savoldi ed altre persone stanno raccogliendo le firme anche in forma cartacea. E devo dirvi che, c'è stata una buona risposta da parte delle persone, perché siamo continuamente contattati anche, sulla mail del coordinamento, dove ci chiedono di più e dove ci chiedono dove firmare, perché la gente vuole firmare. Quindi è una presa di posizione, da parte dei cittadini, uno svegliarsi da parte dei cittadini, perché credono in noi e ci chiedono, quindi a noi non può far altro che piacere. Quindi noi chiediamo veramente di sederci ad un tavolo e vedere quello che si può fare, come quando vai dall'avvocato che con un problema e l'avvocato ti deve dare una mano. Ecco, in questo caso sarà l'avvocato, il sindaco che farà la parte dell'avvocato perché questo patto venga rispettato, ovvero si trovi una soluzione, perché noi, e sia ben chiaro, non è che non vogliamo i rifiuti di Napoli, di Palermo, di Roma o di Bologna, perché siamo dei razzisti. No, basta. Noi non possiamo più giocare con la salute dei cittadini. E quindi vogliamo che si torni al patto siglato con la città di Brescia.